risposta, la sessuologa Francesca Mastrantonio ad Agospia, faremo sempre meno sesso, i social uccidono il desiderio, le nuove generazioni rifiutano il confronto, il digitale mette a rischio la capacità di desiderare e anche quella di procreare e meno. Caro Dago, la vicenda della giovane donna di Lecce, che denuncia l'amante virtuale dopo 3 anni di chat hard e la scoperta che si trattava di una donna, fa riflettere su come i social network abbiano cambiato il modo in cui i giovani vivono le relazioni e il sesso, favorendo ansia e mancanza di desiderio. Da psicoterapeuta e sessuologa che osserva quotidianamente il fenomeno, riscontro che i social stanno trasformando i giovani in narcisisti affetti da ansia e anedonia. Se negli anni 70 lo slogan era sesso, droga e rock and roll, lo stigma che potrebbe descrivere oggi i millennials è ansia, farmaci e social network. Questo calarsi continuamente nel mondo social, più che nelle relazioni reali, non fa che aumentare la distanza dall'altro e amplificare un'ansia sociale. Le nuove generazioni rifiutano il confronto e l'ansia che ne consegue governa il loro modo di gestire le relazioni o meglio di non gestirle. La crescita dell'anedonia e delle coppie bianche, ossia non praticanti sesso, anche tra i giovanissimi trova conferma in uno studio sulla sessualità di Anthony Bogaert, della Brock University, circa l'una della popolazione, secondo l'indagine, è asessuale ovvero non ha alcun desiderio sessuale e, di conseguenza, non ha una vita sessuale. Siamo di fronte a una generazione anestetizzata, che non solleva il naso dallo smartphone. Che preferisce rinunciare alle farfalle nello stomaco del conoscere l'altro da sé e restare nella propria zona comfort per cercare qualcuno su social, non affrontando il rischio di essere rifiutati. Il mondo digital sta cambiando le nostre identità, mettendo a rischio la capacità di desiderare e anche quella di procreare. Fausto Manara, psichiatra e psicoterapeuta di coppia, spiegava che è l'alta possibilità di raggiungere il piacere ad innescare il desiderio. Quando invece il desiderio si trova di fronte a un'impossibilità, questa a lungo andare ne determinerà l'inibizione. Noi adulti dobbiamo porci il problema e aiutare i nostri figli a riscoprire il piacere, insegnargli a sperimentare sensazioni ed emozioni. Sono talmente abituati a guardare la vita più che entrarci dentro, che appena la vita li obbligherà al confronto saranno del tutto impreparati e rischieranno di avere amare sorprese. Un po' come è successo alla giovane di Lecce.